Allora, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova intervista di Lontani Senza Muri. Grazie a chi ci ha seguito nella intervista precedente con il MIUR sul Facebook del MIUR. E adesso lascio la parola ai miei colleghi Giorgia e Thomas che intervisteranno il nostro ospite di oggi. Grazie a tutti e ciao. Bene, oggi abbiamo la fortuna di avere tra noi un artista e soprattutto una grandissima persona, a parer mio, che è Luca Cagliazzo, in arte Luca Riello. E la prima domanda che gli farei è di presentarsi, di dire chi è, cosa fa nella vita e insomma quello che vuole dire, quindi. Ok, è una bella domanda ampia. Ciao a tutti, è un piacere stare con voi in questa chat, diciamo, visibile a un po' di persone, mi fa piacere. Io sono un rapper e mi occupo da un po' di anni, lavoro con dei ragazzi di un istituto penitenziario minorile e facciamo un po' di progetti con loro, progetti di teatro, di musica. Scriviamo delle canzoni insieme e niente, poi faccio dischi, faccio concerti, mi muovo molto, diciamo, tra la Campania, insomma, il sud. Se qualcuno di voi ha visto la serie Gomorra, insieme a Antonio, un altro rapper, cantiamo la sigla finale di ogni puntata, insomma, di tutte le puntate, che si chiama Noi Vulimmo Na Speranza, che diciamo, in questi momenti noi vogliamo una speranza, è qualcosa che possiamo condividere un po' tutti. Sì, a proposito di questo, ho avuto la fortuna io quest'estate di visitare Scampia tramite un progetto di legalità e devo ammettere che è una città che mi ha lasciato molto a livello soprattutto personale e interiore, perché credo che abbia tantissimo da dare e credo soprattutto che muovendosi in Italia a pochi chilometri di distanza si possa vivere una realtà totalmente differente da quella che noi siamo abituati a vivere oggi. A proposito di questo, ho avuto anche l'onore di visitare il carcere minorile di Nisida e quindi entrare un po' a contatto con degli adolescenti che sono stati un po' costretti dalla vita a compiere purtroppo delle azioni, insomma, negative che li hanno portati poi ad essere in carcere. Però devo ammettere che è un carcere meraviglioso e stando lì mi sono resa conto veramente di quanto in realtà non ci si senta diversi, ma anzi si percepisce l'uguaglianza, soprattutto a livello di età. E quindi, a proposito di questo, in cosa consiste il tuo impegno all'interno del carcere minorile e perché hai scelto di intraprendere questa strada? Ma guarda, in realtà non è una cosa che ho scelto molto, diciamo che mi è un po' successo, nel senso che in realtà io il carcere del quale tu parli, il carcere di Nisida, che è un istituto che si trova su un'isola che sta praticamente nel Golfo di Napoli ed è anche una realtà dal punto di vista paesaggistico molto bella. E dove i ragazzi comunque sono reclusi, però lì ci sono tanti progetti, no? Si fanno tante cose, perché il carcere si trova nella città di Napoli, no? Io invece sono una decina d'anni ormai che faccio attività all'interno del carcere di Airola, che si trova un paesino che si trova nell'entroterra tra la provincia di Benevento e di Caserta. E dove non c'è tutta questa, come dire, questo panorama, questo mare, questa bellezza che si vede invece. Ed è un istituto dove fino a qualche tempo fa si facevano pochissime attività, quindi i ragazzi passavano giornate intere in cella. E invece, insomma, un po' alla volta stiamo, diciamo, costruendo dei progetti che li rendono attivi, insomma, gli danno un po' più di possibilità. Io quello che posso dirvi è che sono entrato la prima volta in questo istituto perché mi hanno chiesto di andare a fare un concerto. Un'educatrice mi aveva chiesto di fare un concerto per i ragazzi. Io all'inizio ero anche un po' scocciato, dico la verità, di andare a fare una cosa così con dei ragazzi, sai, che non sai mai bene. Diciamo, c'è sempre un po' di pregiudizio, no? Dentro questo tipo di realtà.
In realtà è stato molto bello questo primo incontro, più che un concerto è stato un momento di scambio. E ti dico che quando sono uscito dal caccia, quando si sono chiuse i cancelli, no? dietro di me, ho sentito che una parte di me in realtà era rimasta lì dentro, cioè c'era qualcosa che era rimasto lì, perché io sono vissuto anche in un contesto complicato, ma penso che in realtà chiunque abbia vissuto nell'Interland napoletano sa che certe cose sono molto più vicine che rispetto magari ad altri posti, no? Però, diciamo, io come tanti altri abbiamo avuto la fortuna di avere delle famiglie, di avere un indirizzo, no? molto profondo, già da quando eravamo piccoli, che andasse in una maniera diversa da quella lì. Invece io mi viene spesso da pensare che nessun bambino nasce cattivo, no? In un istituto penitenziario ci sono ragazzi che a 15, 16, 17 anni hanno già fatto degli omicidi, quindi che hanno già fatto delle cose grosse, no? E invece quando ti rendi conto che il livello di scelta è sempre molto basso in questi casi, cioè c'è sempre un indirizzo molto forte che ti porta a fare delle scelte in maniera a volte anche inconsapevole, no? O se non altro perché non vedi altre strade davanti a te. Quindi, diciamo, il giudizio e il pregiudizio cominciano a cambiare forma, cominci a guardare anche da un altro punto di vista quelle situazioni e ti rendi conto che probabilmente se tu fossi stato al posto di uno di questi ragazzi fin dalla nascita, probabilmente avresti fatto delle scelte simili. Lo stesso. Invece io volevo chiederti... Thomas, hai una domanda? Sì, posso chiederti da dove è nata la tua passione per la musica? Allora, ahimè Thomas, non lo sento. Ah no? Caro Thomas, non ti sento. Giorgia, tu lo senti Thomas? Thomas chiede da dove è nata la tua passione per la musica. Ok. Sì. Guarda, la mia passione per la musica è nata in età adolescenziale, anche se ho sempre avuto... Mi ricordo che scrissi un primo rap in napoletano, quando il rap non esisteva ancora, quindi c'erano proprio delle prime cose, era più una filastrocca, quando avevo 8-9 anni. Poi, man mano, insomma, sono cresciuto, diventato adolescente, ho cominciato a frequentare i centri sociali, dove la scena rap italiana cominciava a prendere forma, sto parlando della prima metà degli anni 90, quindi diciamo un bel po' di tempo fa, e quindi il primo palco sul quale sono salito è stato quello di Officina 99, che era un centro sociale di Napoli, e dove appunto cominciai a fare un po' di freestyle, a fare dei primi concerti, insomma, l'inizio di questa cosa. La passione è nata, non lo so, è innata, perché comunque la musica è qualcosa che non riesci a vedere, che non riesci a toccare, ma che riesci a muovere dentro di te delle cose enormi, no? Riesci a spostarti le emozioni, no? Invece mi sente adesso? Adesso sì. Ah, ok. Volevo chiederti sempre riguardo la musica. A cosa ti ispiri quando scrivi i tuoi pezzi? Mi ispiro solitamente alla realtà. Mi piace lavorare su due binari. Da un lato mi piace raccontare la realtà, dall'altro lato mi piace, per quanto riguarda per esempio le rime, cominciare a tirare fuori le parole, vado a cercare proprio in quel luogo dove non c'è, sembra non ci sia nulla, cioè nel buio, nel vuoto che c'è, nel finto vuoto che c'è in ognuno di noi, quella parte dove dici vabbè, da qua non può uscire niente, no? Come quando tiri fuori delle cose a caso, ti dico tirami fuori una cosa a caso, no? E poi da lì cominci a costruire, cominci a fare associazioni e da lì escono fuori i testi spesso, che poi sono anche collegati alla realtà. Sono un po' due binari, da un lato nell'inconscio, nel vuoto, dall'altro dalla realtà. Grazie.
Poi hai fatto un tour in dei territori confiscati alla criminalità con l'Associazione Libera, e è un'associazione che ho avuto la fortuna, anche alcune persone che facenti appunto parte di questa associazione, di conoscere quando ci sono stata. Ed ecco, una domanda ovviamente che sorge spontanea e mi sembra doverosa fare: cosa pensi della mafia e cosa pensi soprattutto di Scampia, di che città è, di come l'affronta? Allora, guarda, soprattutto Scampia è un quartiere di Napoli, non è una città, quindi è un pezzo di Napoli, è un pezzo nel quale io, diciamo, ci ho passato parte della mia infanzia, perché mia nonna abitava lì, e io ho un ricordo di Scampia molto diverso da quello che, diciamo, la gente conosce anche per la serie Color, eccetera. Per me il luogo dell'infanzia è sempre un luogo bello, mi ricordo i mercatini, le giornate di sole, i giardini, cioè non ho quel tipo di ricordo là. In un certo momento storico c'è stata una, diciamo, la camorra in qualche modo ha preso il dominio su quelle zone, ci sono state delle guerre tra clan camorristici, dove veramente tutta la popolazione, che è fatta per il 99% di persone per bene, di persone tranquillissime, quindi questo 99% ha dovuto subire un 1% di persone armate e soprattutto di una grandissima assenza dello Stato, no? Che ha permesso a queste persone di proliferare in qualche modo, no? E di continuare i loro affari. Quindi io sicuramente il mio pensiero sulla mafia è che la mafia non è mai un fenomeno che nasce senza un legame anche con una parte dello Stato, con una parte del, l'abbiamo visto, no? Per quanto riguarda anche tutto quello che è successo sulla trattativa Stato-mafia, eccetera, no? Se, se in qualche modo avete avuto modo di approfondire questo tema, che vi consiglio di approfondire, vi fa capire quanto in realtà la mafia è qualcosa di molto complesso e che chiaramente mette le radici nei sentimenti, nei sentimenti peggiori di ogni persona, no? Quindi io penso e sono convinto che per riuscire a, come dire, a mettere fine a questo tipo di criminalità organizzata, che in qualche modo fa molto male al nostro paese, e che adesso, che prima era un fenomeno del sud, ma che in realtà oggi è molto più esteso al nord che al sud, perché al nord chiaramente fa affari, quindi questo tipo di criminalità si muove dove ci sono i soldi. E quindi oggi magari dietro delle persone che sono in giacca e cravatta si nascondono in realtà i peggiori mafiosi, non sono più quelli là che parlano in dialetto o che stanno con la lupara, per intenderci, o con la pistola. Quello è come se fosse la manovalanza, no? È diventato un basso livello di quella cosa. Adesso sono quelli che muovono i grandi traffici di droga, soprattutto nel nord Italia, al centro e anche da noi. Quindi penso che il fenomeno sia molto complesso e che l'unico modo per combatterlo veramente sia quello di lavorare sui bambini, cioè sul percorso di crescita delle persone, perché se tu riesci a dare delle buone radici a una persona, ci può essere anche un vento fortissimo, ma quelle radici restano salde, restano lì dove sono. Io penso che in questi anni anche il tipo di attività che sono state fatte, di repressione, eccetera, che sono, figurati, delle risposte, ma delle risposte immediate. Ho sempre avuto l'idea che si stesse in qualche modo mettendo, come voler scaldare una casa che ha le finestre spalancate, semplicemente mettendo legna sul fuoco, no? Senza andare proprio al problema primario, che è quello di chiudere le finestre, no? È un po' così. Io, informandomi un po' prima dell'intervista, ho visto che te hai fatto molti featuring con artisti famosi, comunque Fabio Fibra, Caparezza e Claudio Baglioni. Volevo chiederti com'è stato lavorare con questi artisti di fama, quasi utile mondiale. Guarda, io
forse una delle cose che mi fa stare meglio nella vita è che io non divido le persone tra famosi e non famosi, nel senso che per me le persone sono persone, al di là, diciamo, del fatto che c'è il mio amico Fabri Fibra che dice una cosa, dice il successo cos'è? È quando tutti indicano la stessa cosa, no? È semplicemente un momento nel quale tu hai i riflettori addosso, no? Però tu sei sempre quella persona, sei sempre quella cosa lì. Mi sono trovato a lavorare con loro perché facendo questa musica da tanti anni, quindi essendo, come dire, stato uno dei primi di quelli che l'hanno portata avanti, in qualche modo poi eravamo in pochi quelli che facevano questa roba e ci siamo conosciuti, insomma ci conoscevamo in qualche modo. Era quando questa musica era un ambito più ristretto, come dire, ognuno di noi aveva un ruolo in questa cosa, no? Poi man mano che è diventata più diffusa c'è chi è diventato più famoso, chi ha venduto più dischi, chi meno, però in linea di massima la scena era quella lì, no? Quindi è venuto abbastanza naturale fare delle collaborazioni, insomma fare delle cose insieme. Ti ripeto, per me fare una collaborazione con un artista famoso, fare una collaborazione con un artista emergente non ha molta differenza. Per me è sempre un momento in cui ci si scambia un pezzo di vita attraverso la musica. Abbiamo visto poi che uno dei tuoi ultimi, diciamo, progetti è stato creare questa canzone che si chiama Che cos'è? E i quali fondi andranno poi al reparto intensivo, appunto, di un ospedale. E quindi ecco come è nata questo progetto. E penso personalmente che sia sempre meraviglioso che persone si dedichino ad affrontare una determinata problematica o comunque dimostrino di stare vicine a persone che in questo momento stanno giustamente soffrendo. E quindi come è nato questo progetto e come sono le tue giornate in quarantena? Ok, allora guarda, il progetto è nato perché io stavo uscendo con questo singolo che in realtà avevo già scritto e pubblicato su Spotify da qualche giorno, poi è scoppiata dopo questa emergenza coronavirus, però il pezzo, il ritornello del pezzo dice, in realtà è un pezzo dedicato a Napoli in qualche modo e a quanto diciamo noi a Napoli siamo abituati a viverci la città come se fosse casa nostra, no? Molto che siamo spesso in strada, siamo spesso anche un po' per questioni climatiche, viviamo molto la città in giro. E quindi il pezzo dice, dimmi che cos'è che mi fa sentire a casa anche quando sto per strada. E in questo momento in cui è andato a capitare, in questo momento dove in realtà siamo tutti chiusi dentro casa e quindi la strada la stiamo vivendo molto poco, e quindi sentivo che il tema c'era, avevo cominciato a girare il video e mi sono chiesto che cosa potessi fare per dare una mano. Ho capito che il problema più grosso che c'è in Italia è proprio questo delle terapie intensive, il fatto che questo virus in qualche modo spinge le persone ad ammalarsi di polmonite, che quindi hanno bisogno di un supporto respiratorio che non potrebbero avere altrimenti. E quindi mi è venuto naturale pensare, insomma, di usare almeno i fondi che arrivano dalle visualizzazioni, dalle views, eccetera, per donarli al reparto del Cotugno e alla terapia intensiva. Insomma, è nato naturale, che penso che in questo momento una delle cose più belle che ci siano proprio in questo momento sia il fatto che tutti quanti, stando a casa, stando un attimo fermi, pensiamo anche a come possiamo dare una mano alle altre persone, no? Non stiamo soltanto a pensare ai nostri interessi. Esatto. Allora, da YouTube ci chiedono, Guarda Saccaro ci chiede se lei sta vivendo questa reclusione e i ragazzi che sono in carcere con cui lavori cosa pensano di quello che sta succedendo. Ok, guarda, in questo momento, da quando è scoppiata l'epidemia, io non posso accedere all'istituto come la maggior parte delle persone, quindi loro stanno facendo pochissime attività. Io ho mandato dei video che loro vedono, insomma, hanno una sala con un proiettore
e quindi vedono queste video lezioni che sto facendo. E dalla settimana prossima comincerò a fare delle chiamate tipo questa che sto facendo con voi. Quindi abbiamo fatto un accordo con la direttrice dell'istituto e stiamo cominciando, insomma, a fare delle lezioni, degli incontri anche tramite Skype. Questa è una cosa che mi rende molto felice, perché comunque finalmente ci possiamo rivedere un po', perché comunque appunto loro stanno vivendo una doppia reclusione in questo momento, perché non possono neanche avere rapporti con i loro familiari, il colloquio che solitamente hanno una volta a settimana, in questo momento non possono incontrare i parenti, anche i parenti li stanno vedendo via Skype praticamente. Un'altra domanda. Specialmente la scena rap napoletana si è unita per raccogliere i fondi per gli ospedali della propria regione. Sì, sì, ho visto che insomma molti hanno fatto iniziative di questo tipo e secondo me è una bella cosa, insomma. Secondo me noi artisti abbiamo proprio il dovere, no, di in qualche modo dare l'esempio, in modo che magari anche altre persone poi si possano muovere. Cioè, quello che ho cercato di fare io so che con le visualizzazioni non si raccolgono tantissimi soldi, perché Google in realtà paga molto poco su visualizzazione, però magari se siamo tanti artisti che facciamo questa cosa qui, in realtà poi cominciano a diventare delle somme interessanti, quindi è un po' anche uno sprono agli altri a fare qualcosa del genere. Sempre Oscar ci chiede, voleva chiederti di cosa pensi della scena rap napoletana, ma più in generale della scena rap di adesso, in generale. Penso di sì. Ma guarda, io sono un fan chiaramente della scena rap napoletana, perché comunque sono in qualche modo, mi sento un po' un papà, diciamo, di questa scena, essendo anche un po' più grande d'età, e quindi sono felice quando vedo ragazzi che magari usano il napoletano, che comunque ha un suono particolare. Ti dico una cosa che dico nel pezzo, no? Quando io ho iniziato a fare questa roba in napoletano, i discografici mi dicevano: tu non riuscirai ad arrivare lontano con questa roba, cioè chi ti capisce, non riuscirai a fare nulla. Poi vedi che magari una mia canzone oggi sta in 120 paesi, no? Con la sigla di Comorra è diventata una roba che ha girato il mondo, no? Quindi quello che mi sento di dire a tutti quelli che hanno dei desideri, degli obiettivi nella vita, è: non fermatevi davanti a chi vi dice che non ce la potete fare o che sminuisce quelli che sono i vostri sogni. Secondo me, se uno ha un'idea chiara, riesce a spingerla sempre, non deve temere niente, insomma, prima o poi le cose escono fuori. Però te lo saresti mai aspettato di arrivare a questi livelli? Cioè, anche se ti dicevano che non ci saresti riuscito, invece... Guarda, non ho mai smesso di crederci, questa è la verità. Non ho mai smesso di crederci, il mio sogno era questo, era, sai, quel sogno che tu... cioè proprio nel cassetto nascosto, che dici non lo dico a nessuno, no? Perché sai che pensavo, se io negli anni 90 ascoltavo un rapper di californiano di Long Beach che mi raccontava delle tarantelle che faceva nel suo quartiere, no? E io che stavo dall'altra parte del mondo lo ascoltavo, è vero che lo faceva in inglese, ma lo faceva in uno slang americano che all'epoca lo capivano in 15 di loro nel loro quartiere, usando delle parole molto, capito? E quindi dicevo, se lo fanno loro, perché non lo posso fare io in napoletano, no? E quindi adesso mi trovo magari tante persone che mi scrivono, che ne so, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Russia, che sono incuriosite, capito, delle cose che dico, si vanno a vedere le traduzioni in inglese dei pezzi, no? Noi abbiamo fatto il videoclip proprio con la traduzione in inglese, perché in realtà chi si incuriosisce può anche andare a scoprire di che cosa parlano più concretamente le canzoni, no? Mi chiedevi di Fabri Fibra prima. Quando incontrai Fabri Fibra dopo l'uscita
di Gomorra, mi disse: Luca, io finalmente, dopo che ho visto Gomorra, ho capito i tuoi pezzi di cosa parlavano. No, nel senso, è riuscito in qualche modo a rendersi conto anche di certi scenari, no? Quali erano. Ok, un'altra domanda: qual è il lavoro barra opera più bella che tu abbia mai realizzato o della quale tu sei più fiero? Dal punto di vista musicale, tu dici il pezzo che più penso... Sì, da un punto di vista musicale, artistico, sì. Guarda, io in realtà non ho un pezzo che preferisco rispetto agli altri, perché quando faccio un pezzo ci metto lo stesso amore ogni volta. Cioè, quando scrivo, per me sono tutti uguali. Poi la differenza la fa quello che succede nel cuore delle persone, cioè quello che succede nelle persone che lo sentono di più un pezzo, lo sentono di meno, lo condividono, lo vivono più intensamente. Questo dipende da ogni singola persona, anche perché io magari scrivo una cosa, però dentro di te nasce un'altra visione, no? Lo vedi diversamente. E quindi, ti ripeto, per me sono uguali, non ci sono delle cose che mi sono piaciute di più. C'è una cosa in particolare che mi ha stimolato, ma questo proprio come artista, è stata la collaborazione con Ezio Bosso, che è un compositore di musica classica. Qualcuno l'ha conosciuto perché a Sanremo qualche anno fa venne, insomma, a suonare il piano. Lui ha una situazione anche fisica molto complicata adesso, però con lui facemmo questa canzone Cappotto di Legno, che è un pezzo tutto rap in napoletano, però accompagnato da musica classica, quindi da un quartetto d'archi, con, cioè, una situazione musicalmente molto sperimentale. E questa roba qua chiaramente mi piace, cioè mi ha particolarmente stimolato. Sempre parlando di sogni, ci chiedono: adesso che sogno hai? E adesso che sogno ho? Adesso in realtà i sogni musicali non finiscono mai, quindi sto facendo un progetto in Francia con un gruppo che si chiama Tano, che appunto fanno tango, e quindi sto facendo delle robe di rap in napoletano insieme al tango. Quindi è un mix particolare. Se vedete su YouTube trovate un pezzo che si chiama Si Soia Si, che è una versione di questo pezzo argentino di tango con un'aggiunta di rap in napoletano dentro. E Si Soia Si. E poi, diciamo, sto in questo momento di crescita, ho deciso anche, mi sono reso conto che bisognava fare qualcosa in più, no? Che fare laboratori nelle carceri, fare musica, avere a che fare con le persone è importante, però a volte uno deve anche mettersi in gioco di più. E quindi da qualche mese ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali per entrare nel Consiglio regionale della Campania, per riuscire, insomma, in qualche modo a fare dei progetti. Quindi, secondo me, anche l'impegno politico in questo senso. Cioè, secondo me le istituzioni sono nostre, non sono dei luoghi semplicemente dove ci sono i politici che rubano, che è un po', diciamo, purtroppo la visione che abbiamo un po' tutti. Della Secondo me, politica italiana. la politica, secondo me invece quelli sono dei posti nostri, di democrazia, che hanno costruito i nostri nonni, anche con il sangue, e quindi dobbiamo appropriarci, cioè sono dei cittadini, sono nostri. Quindi, secondo me, ognuno di noi in qualche modo deve decidere, proprio dal punto di vista civico, di attivarsi anche politicamente. Secondo me non è una brutta parola la politica. Ok, penso che allora innanzitutto penso che sia un onore averti qua con noi, anche se non ci possiamo toccare o abbracciare, però Io vi virtualmente sì. abbraccio virtualmente. Vi abbraccio. Esatto, anche noi, perché penso che tu sia un esempio soprattutto per noi giovani, ma anche per gli adulti, un esempio sia come artista, perché gli artisti magari hanno dei metodi poi differenti in base a quello che fanno per esprimere ciò che pensano e poi per trasmetterlo agli altri. Questo penso che sia, no? Bello perché si scopre poi se stessi. E inoltre
credo che il tuo essere così predisposto alla politica piuttosto che ad altre cose sociali sia assolutamente d'esempio, e quindi noi ti invitiamo assolutamente a scuola quando questa pandemia finirà, e avremo anche proprio piacere che tu venissi a salutarci, e ti chiederemo se hai piacere di dire un'ultima cosa a tutti quelli che ci ascoltano. Ok, io accetto assolutamente l'invito, quindi appena finisce questa storia sicuramente vi vengo a trovare e vi ringrazio. Grazie. Invece l'onore è mio, perché diciamo avere a che fare con i ragazzi per me è sempre uno stimolo enorme, cioè voi siete il presente oltre a essere il futuro, ma siete il presente, e quindi secondo me uno dei problemi probabilmente che abbiamo avuto storicamente è quello che abbiamo sempre dato poca fiducia ai giovani, invece secondo me, cioè, i ragazzi dovrebbero avere la possibilità di fare molto di più e non semplicemente di stare lì sempre ad imparare, bisogna anche fare, anche da giovanissimi bisogna fare e prendersi subito delle responsabilità. Niente, vi voglio bene. Una cosa prima di andarcene, due cose in realtà. No, prima se potevi farci qualcosa così a cappella, perché non penso, però per chi non ti conoscesse almeno. Ok, vi faccio il ritornello di Noi Vulimmo Nas Speranz, ok? Pezzo okay. Di nuovo. Bene. Noi Vulimmo Nas Speranz, per cambare in mano, Noi Vulimmo Nas Speranz, per cambare in mano, Noi Vulimmo Nas Speranz. Per cambare in mano, ma la risata che staccava sulla bacchina in mano. Grazie mille. E l'ultima, è, come quasi di rito, chiediamo a ogni ospite se ci può lasciare con una canzone, o una tua, o una che ti senti particolarmente da farti dire. Ascoltare, dici, la faccio ascoltare, sì. Dopo la mettiamo. Sì, come sorta di... Che si chiama Che Cos'è? Così diciamo contribuiamo anche un po' alla causa, se avete un po' di tempo andatelo a sentire. Ti ringraziamo di cuore, grazie mille, ti mandiamo un grosso abbraccio e un grosso bacio. Grazie mille. Ciao. Grazie mille a tutti, ci vediamo lunedì. Canta Napoli numero 10, canta Napoli l'Italia in piedi, canta Napoli fatta di gente in gamba, canta Napoli la odi poi la vedi e ti incanta. Queste strade mi hanno fatto uomo, mi hanno fatto nuovo, 13 anni, ferro in fascia, via la colla, anila d'oro. Quante mazzate fuori scuola che mi viene un nodo in gola, quelle che non gli ho ridato dentro mi bruciano ancora. Braccio del San Paolo che mi toglie il fiato, Diego Armando in mezzo al campo. So solo che ho pianto, strade sterrate, braccia bucate, giocare a barricate, giocare con le macchine bruciate. Allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa, che quando sto per strada, dimmi che cos'è. Allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa, che quando sto per strada, dimmi che cos'è. Poi andavo a Mergellina con mio nonno, mi sembrava di vivere in un sogno. Quel mare, quell'azzurro sullo sfondo, non è solo un panorama, è il nostro mondo. Mi iscrivo all'istituto d'arte, piazza plebiscito, le prime canne sulle scale, l'arte nel destino. Faccio freestyle, Biggie Tupac, ucciso e sangue misto. Occupo una casa minorenne, scrivo Clan Vesuvio, il primo disco. Allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa, che quando sto per strada, dimmi che cos'è. Allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa, che quando sto per strada, dimmi che cos'è. Ho
scritto strofe su Gomorra prima di Saviano, in un buco a via San Sebastiano, quando non c'era Savastano a Secondigliano. Oh, ma c'è Russo milionario, dicevi col rap napoletano non andrai lontano, un nostro pezzo in 120 paesi, lo vedi, ti sembra strano. Voglio è la vita, la mia musica ora chiude la tua serie preferita. Allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa anche quando sto per strada. Dimmi che cos'è, allora dimmi che cos'è, dimmi ora che cos'è, che mi fa sentire a casa anche quando sto per strada. Dimmi che cos'è. Li senti lavali col fuoco negli stadi, Italia nord e sud non siamo uguali, piangiamo il sangue di Giancarlo Siani, date i bambini fanno da me fanno i pali. Questa musica mi ha ucciso, questa musica mi tiene vivo. Io non sono il re del rap, io non sono nessuno, sono uno come te che gli brucia il culo.